Joyous all together. Fa la la, fa la la, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la la, fa la la, fa la 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 la. Follow me in every measure. While you tell her you're our treasure. Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Sono da Daniele Gourmet con Giuseppe Maione. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto alla nostra trasmissione. Era da tempo che dovevamo fare questa intervista. Alla fine sì, ci siamo riusciti. Con piacere. Allora, io leggendo il tuo libro, di cui parleremo anche dopo, L'Esto del Gusto, ho finalmente capito dopo tanti anni perché questo posto, che prima ha aperto tuo padre Angelo, che ora non c'è più, poi dal 2016 l'ha chiamato Daniele Gourmet, si chiama Daniele. Perché si chiama così? Io lo so, ma dillo tu ai nostri telespettatori. Daniele non mi chiamo io, ma si chiama il cognome di mia nonna. Il suo desiderio era avere tante pizzerie e così noi nipoti abbiamo portato avanti questo nome, diventando adesso 10 locali in Campania. Tu eri questo piccolo ragazzino, bambino, che girava nella pizzeria di nonna Anna, giusto? Sì, nonna. Di nonna Anna nei vicoli di Napoli, quindi l'arte della pizza è un'arte che tu hai imparato da piccolo, perché è davvero un'arte per te. Leggendo il tuo libro ho capito tante cose, cioè diciamo che la pizza nasce come piatto povero, comunque, piatto del popolo, piatto che unisce. E tu addirittura ora gli dai dei messaggi di solidarietà internazionale, di pace. Sì. Ci sono tante pizze che hai dedicato alle donne, hai detto una cosa bellissima sulle donne. Io vedo le donne un po' fragili, un po' confuse. Sì, sì. E gli hai dedicato queste roselline di mortadella, per esempio, sulle rose. Quando fai una pizza, che cosa pensa Giuseppe Maione? Vabbè, innanzitutto pensi il gusto, pensi un abbinamento di un qualcosa che ti piace, un qualcosa che possa emozionare. Cioè, cerco sempre di mettere la mia emozione in qualsiasi piatto e poi trasformarla in qualcosa di bello, perché si mangia prima con gli occhi e poi si gusta. Infatti il libro spinge proprio su questo, no? Sulla ricerca anche di nuove dimensioni della pizza, cioè la pizza e la luce, la pizza, il cibo. Sì. E la musica, il cibo e la fotografia. È molto interessante come idea. Come nasce l'idea di raccontarti in questo libro? Beh, l'idea nasce innanzitutto dal professor Marchegiani di Giandomenico. Una volta a cena qui si trovava con l'editore amico mio e mi propose a fine serata questa cosa, quindi è nata l'idea di creare questo libro, perché loro già avevano visto tutto questo che c'è scritto in quella serata. Diciamo che tu non sei un semplice pizzaiolo, sei uno che apre la testa a tante dimensioni. Ci sono tanti racconti a cui si fa accenno, appunto, con un accademico, con un professore universitario, con un fotografo, con un docente delle belle arti. Perché la pizza può essere tutto questo? Beh, oltre alla pizza il cibo è questo, perché la realtà, al di là che il piatto si cerca di comporlo nel modo migliore, e la fotografia è importante di quel piatto, perché deve restare un ricordo, perché viene interpretato appunto come arte, quindi la bellezza di quel piatto. La musica in cucina è una musica che noi chef, noi che siamo nel settore, l'ascoltiamo ogni momento, magari che c'è chi ci fa caso e chi non ci fa caso. E poi oltre, logicamente, leggendo, parlando con questi professori, ti rendi conto di altre musiche che magari tu sei portato a sentirle mentre lavori,
tipo ti faccio un esempio, l'impasto, quando va a lavorare l'impasto, quando è quasi pronto va a incamerare aria, quindi senti quel soffio all'interno che fa parte della musica, la musica fa parte quando tu sei sul banco e batti le pizze perché poi hai bisogno di tempi veloci, quindi continua un tempo e parte proprio quel ritmo, sì, quel ritmo, sì, sì, sì. E diciamo questo è quanto. Il libro è stato presentato all'Accademia di Brera di Milano perché sono tutti docenti dell'Accademia di Brera. Il food è l'ottava arte e la mia pizza a Brera fa parte di questa ottava arte. E non è poco, ma no, assolutamente. L'idea è quella di aprire anche un locale a Milano? L'idea ci sta di aprire un locale a Milano, ci sono tante idee, però andiamo, diciamo, ci andiamo piano ovviamente, non è che partiamo come ho fatto Avellino. Avellino ho azzardato un poco, poco più di 3 anni fa. All'inizio non era così, non era tutta questa bellezza Daniele Gourmet, perché forse non veniva capito, non veniva interpretato. Un po' c'è stata la critica sul prezzo, però la mia pizza non è una pizza semplice, è un piatto, comunque è una composizione di un piatto. Fa la base di pizza, fa il disco, diciamo, il mio piatto, e poi sopra viene interpretato che sia un secondo, un antipasto, quindi quello giustifica il prezzo. Ora andiamo a prepararla una pizza, sì, anche perché ho fame e a questo punto sì, la voglio mangiare. Però prima di andare a preparare la pizza ti devo fare una domanda. Sì. Tu sei napoletano doc, ma ormai sei irpino d'adozione, sì, e hai deciso di dare una caratterizzazione alla tua pizza con i prodotti, la famosa sostenibilità di cui parli nell'estro del gusto, con tutti i prodotti tipici irpini, che sono però prodotti di qualità, perché spesso si dice prodotto tipico, ma non è poi proprio tipico. Certo. Sì, quando ho iniziato con questo mio progetto ho girato tutte le piccole realtà che ci sono intorno. Ti racconto questo brevemente. L'emozione che c'è stata è trovare e vedere quelle signore, mi davano l'idea di mia nonna, perché poi la famiglia di mio padre erano non contadini, però amavano avere il terreno, crescere l'animale, quindi si era molto genuini all'epoca. E ritrovando questa cosa, quei profumi che sentivo da ragazzino, sa, quando entri in queste realtà, comunque senti quella, diciamo, mi ha trasmesso questa emozione. Per questo mi sono legato molto a questa terra, perché ho visto che ci appartengo a questa terra, mi ha adottato, mi vuole bene la gente d'Avellino, le persone d'Avellino, veramente per me è un mondo fantastico questo. C'ha delle ricchezze ancora inesplorate, no? Sì, tantissime. Tantissime, sì, 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 sì. Vabbè, andiamo a mangiare questa pizza, a fare questa pizza e continuiamo la nostra chiacchierata. Ho conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo, guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo. Allora Giuseppe, che cosa succede la mattina da Daniele Gourmet? Perché chiaramente si lavora, non dico 24 su 24, ma quasi. Sì, è molto impegnativo la ristorazione. Succede la prima cosa la mattina, quando si arriva si cuoce il pane. Il pane va cotto in forno con, diciamo, la temperatura che resta, il suo calore che resta la sera. La mattina sta sui 220-230 gradi il forno, quindi la cottura del pane è perfetta. Il pane viene fatto dall'impasto che rimane della pizza, quindi quando supera la maturazione si trasforma a pane ed è un ottimo. Buono, dopo tra poco e non ce la faccio più qua solo a parlare, a chiacchierare senza provare. Allora vogliamo cominciare a fare la prima pizza, che è la pizza Irpinia, giusto?
Allora, la prima domanda è: il segreto per un buon impasto della pizza qual è? Credo, immagino, soprattutto l'utilizzo degli ingredienti. Sì, partiamo sempre dall'utilizzo degli ingredienti, quindi dobbiamo avere un'ottima farina. Io ho scelto di una farina di tipo 2, quindi mi sono allontanato dalle farine raffinate su Daniele Gourmet. Quindi una farina di tipo 2, come notiamo il panetto è più scuro, è un integrale all'85%. E questo permette anche di essere molto digeribile, perché poi il problema di una pizza buona è tutto legato a questo. Quante volte si mangia una pizza e non la si digerisce? Quasi sempre. Sì, maggior parte fa parte degli ingredienti, non solo di una lievitazione. Ovviamente la lievitazione, se fai questo mestiere, devi capire quando è pronta la pizza per poterla infornare e procedere alla cottura. Noi facciamo semplicemente un impasto diretto, senza scienza, un impasto come si faceva una volta, come, diciamo, imito un po', anche se oggi si lavora a macchina, perché non si potrebbe lavorare a mano, non abbiamo più quei lavoratori di un tempo. Io ricordo ancora quando impastavano le pizze a mano, ho voluto simulare con la mia macchina un impasto a mano, quindi molto delicato, scioglievole, non abbiamo elasticità nell'impasto. Questo... E quante ore di lievitazione deve avere? Noi partiamo da 36 ore di lievitazione. Quindi più lievita, più è digeribile. Sì, 48 ore. Dopo le 48 ore facciamo il pane. Allora, al lavoro Giuseppe, perché sennò qua devo mangiarmi sta pizza. Pizza, abbiamo detto, Irpinia, perché ritornando al discorso che facevamo prima sulla valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, che sono tanti e che noi irpini, dico sempre, probabilmente non conosciamo neanche, ora ci dirai come la farcirai. Allora, gli ingredienti sono la cipolla ramata di Montoro, che andremo a mettere su una base. Cerchiamo sempre di equilibrare. Scegli personalmente i tuoi prodotti? Cioè, ogni prodotto tu conosci l'azienda, quasi tutti i prodotti? Sì, sì, non sono abituato a telefonare. Vai quasi sempre a vedere come lavora. Sì, vado prima nell'azienda, conosco tutti i produttori, sono tutti i miei clienti, mi seguono, perché poi abbiamo dei percorsi. Qui abbiamo sminuzzato un poco delle castagne, poi dopo all'uscita continueremo con altre castagne. Quindi castagna di Montella, cipolla ramata di Montoro e fior di latte la inforniamo. Passo semplice, ma come si fa a stabilire che gli ingredienti si sposino bene tra di loro? Anche perché tu spesso azzardi nell'utilizzo di ingredienti. C'è una pizza particolare, gamberi, ricordami, gamberi? Gamberi agrumi. Sì. Come si fa? Perché all'apparenza sembra, non dico assurdo, strano, questo è più tendenzialmente classico. Come si fa a trovare la giusta chiave tra ingredienti diversi? Vabbè, un po' la chiave della cucina moderna, questa è stata un'interpretazione sulla mia pizza. Comunque anche in ristoranti stellati oggi troviamo abbinamenti tra formaggi e pesce, latticini e pesce, quindi effettivamente si abbinano alla perfezione. Poi la gamberi agrumi, per esempio, ho voluto dare una nota in più facendo un impasto al limone. Quindi l'impasto non è classico, ma senti il retrogusto di limone. E quelle, la rucola che, diciamo, dà un po' quell'amaro giusto, la fetta di limone d'arancio che va a smossare il sapore, insomma. Particolare. Iniziare per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore. Io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero, io non l'ho mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare. Forse. Alessandro, braccio destro di Giuseppe, inforniamo la pizza. Però prima di infornare la pizza volevo sapere se quest'uomo qui davanti a noi ha qualche difetto, perché stiamo facendo questa bella intervista per raccontare le sue grandi doti e qualità che sono riconosciute, ma... Diciamo che
lo aiuto io a mantenere la calma il sabato sera. È un poco irascibile. E io, diciamo, con lui. Sei il mediatore. Sì. Senti, ma con voi, con collaboratori, lui, ho letto sul libro che dice che il segreto poi del successo è anche far partecipare tutti i clienti, i dipendenti, chiedo scusa, anche i clienti in qualche modo, delle idee, dei sogni che lui ha, vi fa partecipare di tutto questo. È normalissimo, sì, per le creazioni delle nuove pizze, sì. C'è un nostro parere. Vi confrontate molto. Sì. Poi attenta a quello che dici, perché sennò poi irascibile e sì. Sono ammazzate. Va bene, allora andiamo, Giuseppe. Il forno in questo momento a quanti gradi è? Sui 400 gradi, okay. non aggrediamo la cottura, diamo giusto il tempo, solitamente 1 minuto e mezzo di cottura. E mezzo di cottura, forno che deve essere chiaramente pulito. Sì, sempre la pietra va pulita. Quante pizze entrano in questo forno? Noi lavoriamo con 2 forni, mettiamo 3 pizze a forno, perché poi in fondo ha una temperatura, fuori ha un'altra, quindi cerchiamo di portarle tutte allo stesso tempo di cottura. Ti faccio un esempio, sull'ultima parte in fondo abbiamo 500 gradi, all'esterno abbiamo 350, quindi se inforni una pizza lì e un'altra lì, una esce croccante e un'altra cruda. Qui ne metti qualcuna in meno? Sì, ne mettiamo 3 sulle stesse temperature, andiamo a giocare sul lato del forno. In modo tale da non avere più, diciamo così. Quindi bisogna essere la capacità di coniugare la velocità al gusto, a fare in modo che il gusto sia perfetto, questa è l'arte, no? Anche questa è l'arte. Sì, certo. La velocità, perché poi lavoriamo da brigata, adesso siamo io, Alessandro e Rocco, ma la sera siamo in 6 a lavorare. Perché io e Alessandro siamo sul banco, 2 ragazzi al forno e 2 sul pass, che all'uscita poi andiamo a vedere che il lavoro è molto impegnativo, quindi ci vogliono 2 persone fisse di là, 2 che stanno attenti alla cottura e Alessandro che mi sopporta qui sul banco. Ci sono momenti, te lo chiedo in modo molto sincero, è vero che quando capita che si dice vado a mangiare la pizza in generale, non vado il sabato perché capita che c'è un numero di gente superiore e la pizza non può proprio essere eccellente come sempre, anche se immagino che tu farai un controllo sulla qualità indipendentemente dal numero di persone che hai, perché se viene il martedì qua è come il sabato, però ci sta questo fatto che non è semplice coniugare le 2 cose? Qui da noi no, appunto per questo ti dicevo, inforniamo 3 pizze per volta, perché la cottura deve essere sempre la stessa. Potrebbe starci, siamo sempre degli artigiani, potrebbe stare il difettuccio, però cioè noi che siamo comunque una squadra siamo bravi, siamo di mestiere, non è che anche il sabato rischiamo di buttare 10 pizze perché magari una è un po' più cotta, l'altra non ci è piaciuta, quindi non è perfetta. Il nostro è un piatto da cucina, se lo chef fa la pasta scotta la butta, noi la pizza se non è perfetta la buttiamo. Allora, pizza finita, ora che succede? Adesso va al passo, viene tagliata a spicchi e è condita, in questo caso con la patata di Trevigo allardiata, sposiamo tutti i prodotti irpini, la castagna di Montella, la pancetta abbiamo fatto croccante a forno, è sempre una pancetta irpina, e olio ravece. Che è fondamentale. E l'olio ravece è giusto? È forte? Perché comunque l'olio ravece è un po' più forte rispetto all'olio normale, però con questi ingredienti va perfetto. Sì, va perfetto, anche perché l'Irpini ama dei sapori forti, quindi siamo tutti forti. Dovevamo dargli. Va bene. Prego, che a me la mia pancia c'ha un leggero languorino. Si fa sentire. La pizza viene tagliata, oltre alla bellezza, perché dicevamo il piatto deve essere bello, si mangia prima con gli occhi, ma anche per dargli un equilibrio del gusto. Ogni morso deve avere, devi sentire tutti i sapori su ogni morso. Senti, ma tua moglie, perché prima parlavamo
di tua moglie Tiziana e dei tuoi due figli, quanto sono stati importanti, quanto sono importanti nel tuo lavoro? Io faccio sempre questa domanda perché io penso che quando c'è grande impegno e grande passione dietro ci deve essere anche una famiglia molto forte che ti sostiene. So che tua moglie è molto molto importante per te, come è giusto che sia, ma soprattutto anche nei tuoi sogni, nei tuoi progetti. Sì, la famiglia è importante, ti sostiene, ti sopporta, perché poi leviamo tanto tempo alla famiglia. Quando possono vengono qui, giustamente i bambini vanno a scuola e noi possono stare sempre qui. È importante essere uniti, perché poi nonostante tutto i tanti sacrifici abbiamo i nostri tempi, quindi non stiamo spesso a casa, però quando sto con loro amo portarli in giro, amo far vivere i miei figli e mia moglie. Anche perché è un lavoro molto particolare. Essendo noi una televisione sportiva, mi viene da chiederti, per gli sportivi proprio questa pizza non è indicatissima perché è una bella bomba, però ci sta una pizza che ti fa pensare un po' agli sportivi, tifosi, calciatori? Non ha fatto una creazione del genere, non ancora, ti manca Giuseppe? Una pizza dedicata all'Avellino per risollevarla un po'. Devo fare una pizza verde, la pizza del lupo. La pizza del lupo, questa ti manca, ci può uscire una creazione, un'opera d'arte così? Certo, la possiamo fare. Diciamo già abbiamo una pizza dessert, appunto veniva con una crema bianca di nocciola e pistacchio, quindi da quella crema bianca e si chiama bianca di nocciola e oro verde, appunto diamo i colori dell'Irpino. Quindi c'è. Però non è per gli sportivi. Vabbè, la adattiamo agli sportivi, visti i colori, la adattiamo agli sportivi e tifosi, così li risolleviamo un po'. Qua le donne non ci stanno, perché la rosellina della mortadella sta nella pizza che piace tanto a me, cioè mortadella e pistacchi. È dedicata all'Irpinia. Che com'è Irpinia, Giuseppe? Tu da napoletano come la vedi questa Irpinia? Ormai Irpino d'adozione, ma come la giudichi? Bella e tremendamente incapace di mettere in mostra la sua bellezza? L'Irpinia mi viene in mente la Toscana. Quando parliamo di Irpinia penso sempre alla Toscana, perché amavo la Toscana. Io prima di venire in Irpinia volevo trasferirmi in Toscana. Però vedo che è molto più ricca, sia come prodotti, come bellezza, c'è il suo fascino. Solo che possiamo dire meno fortunata. Meno capace di valorizzare. Forse la localizzazione, il luogo dove sta, non abbiamo magari una linea ferroviaria che arriva direttamente qui, perché secondo me l'Irpinia dovrebbe avere tanto tanto turismo, perché merita. Assolutamente, tutti gli strumenti per la valorizzazione del turismo e non solo. Finisci perché devo dare un morso, considerando che castagna di Montella abbiamo detto. Sì, la castagna di Montella, Caldarrosto, ne fatta. Sì. Anche se vista la crisi delle castagne, poi trovare sempre i prodotti tipici non è semplice. No, vabbè, questa pizza comunque resta di stagione. Ci sono delle volte delle castagne suggerite, però noi evitiamo e lavoriamo anche perché abbiamo tante idee, tante innovazioni e portiamo avanti sempre pizze nuove. Fine. Ultimo passo è l'olio. Sì. E continuiamo la decorazione, perché un po' di verde ci vuole, non potrebbe essere il pinia se non ci fosse un po' di verde. Tutte le pizze hanno sempre del verde. Tutte le pizze? Sì, sì, basilico, prezzemolo, insomma. È naturale che sia così. È naturalissimo che sia così. Bella, e c'ho l'acquolina in bocca, non so se Palmiro Napoli, il nostro regista, pure ce l'ha, penso di sì. Pizza dedicata all'Irpinia. All'Irpinia. Allora, la proviamo. Ero contentissimo in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo, stringimi la mano, poi partiamo in fondo, eri contentissimo. Quando guardando Amsterdam non ti importava la pioggia che cadeva, solo una candela bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò. Ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto, che chiedevo Dio ancora. Ancora, ancora.
qualche cosa ti consola. Con gli amici il tempo vola, ma qualcosa che non torna c'è. C'è più freddo e non mi copro. Ci siamo trasferiti in cucina perché ci vuoi presentare una creazione. Siamo intanto con il tuo chef Ivan, che salutiamo. Di che cosa si tratta? È veramente un'innovazione. Sì, è una cosa un po' diversa, è una pizza andurata e fritta. L'idea nasce una sera, ero fuori così e pensavo, sai, ogni tanto avevo voglia di cose diverse, pensavo a quella fetta di pane dorata e fritta, sai, quando si facevano le cotolette, avanzava l'uovo a casa mia, non mancava mai. E così mi alzo d'impatto, vengo in cucina e dico: proviamo a fare una pizza dorata e fritta, semplicemente una pizza stesa passata nell'uovo e cotta in padella. Diciamo, subito ho avuto a primo impatto, perché noteremo subito che la pizza si gonfia, quindi vuol dire che risponde bene la cottura, poi l'uovo che sigilla intorno fa sì che dentro è cotta la pizza e non resta cruda, ed è stato per me un risultato meraviglioso. Dopo di questo, con Ivan, il nostro chef molto creativo, per noi è un punto importante, sì, perché le nostre pizze sono tutte da cucina, insomma, ci vuole, Ivan ci lavora molto dietro le pizze. Abbiamo creato questo topping che vedremo adesso all'uscita. Nel frattempo vado a... Se no si perde la pizza, è peccato. Quello è maialino, giusto? Questo è maiale cotto prima a bassa temperatura, poi dopo viene ripassato in padella per renderlo più croccantino. Quanto tempo di media ci vuole per... Il maialino? No, questa qui... Già, pochi... Avendo le basi pronte ci bastano pochi minuti, 3 minuti, 2-3 minuti. Non voglio essere d'intralcio, altrimenti rischio di rovinare l'opera d'arte. Quindi l'hai girata. Come vedi, si è gonfiata. Ah, sì, gonfiata e dorata, chiaramente. Il maialino continua a cuocere. Qua ci sta pure il ragù, che non c'entra con la pizza, ma che distoglie la mia attenzione. No, voglio dire, adesso, che il profumo arriva. Anche la cucina. E già lo sta lavorando. Piselli. Sì, abbiamo una crema di piselli che viene messa di base con una cipolla, un formaggio e del radicchio per finire la pizza. Poi perché hai deciso proprio di puntare su questi ingredienti? No, questa è stata la prima creazione, noi che abbiamo puntato su questi ingredienti soltanto. Quindi per ora, poi sì, abbiamo fatto anche qualcun'altra, per ora abbiamo variazioni. Questa, la carta, per non avere poi tante cose. Certo, meglio una fatta, insomma, con amore, attenzione e cura che ci mettete sempre. Ivan, approfitto di te per fare la stessa domanda che ha fatto ad Alessandro, cioè dimmi pure qualche difetto di sto signore, perché Alessandro ha detto che un po' irascibile, tu condividi? No, assolutamente no. Stai dicendo una bugia di crescita? No, io ho una grande ammirazione, non perché è il mio titolare, ma proprio perché è una gran bella persona, e poi sono i risultati a parlare. È stimolante lavorare con lui. Sicuramente, siamo sempre stimolante. Alla ricerca e... in guerra di ricerca di prodotti e innovazione, quindi non ci annoiamo mai, questo qua. Innovazione e tradizione, che è il binomio vincente. Allora, l'hai tolta, ora ci hai messo lo Scottex per togliere tutto l'olio. Sì, ci assorbiamo l'olio che resta intorno, non assorbe all'interno, resta solo all'esterno dell'olio. Andiamo al passo. E ora si prendono gli ingredienti pronti, prego Ivan. Ecco qua. Quindi la crema di piselli e il maialino. Sì, di tagliare, però vedi che il verde c'è sempre, cioè abbiamo fatto la battuta calcistica, qua poi adatta tutto al bianco verde. Tempo la pizza dedicata all'Avellino perché si risollevi un po', va?
arrivino tempi migliori per tutto lo sport irpino. Allora, pezzettini, poi il maiale lo metti dopo. Ok. Adesso io ne completa. Che la cottura l'abbiamo un po' chiusa, sì. La velatura è perfetta e si completa con il maialino. Anche qui c'è un tocco comunque di tradizione, no? Perché il maiale comunque fa pensare alle domeniche campane, no? È una carne tipica, sì, campana. Se partiamo sempre dalla base di tradizione, per farci un esempio abbiamo fatto la salsiccia e broccoli, abbiamo rivisitato completamente, ma la base, il broccoli, il fiarello, diciamo, è cucinato come si cucina a Napoli, fritto in padella, aglio e peperoncino. Quindi diamo sempre una base del sapore di tradizione e poi ci giochiamo su con l'innovazione. Come l'abbiamo finito di decorare? Abbiamo messo della cipolla, qui abbiamo bollicine di mucca, continuiamo col radicchio. A che possibilità di variazione stai pensando? Hai già studiato qualcun altro oltre queste con ingredienti diversi? Ci stai lavorando? No, adesso non l'abbiamo ancora studiato, però giorno perché per giorno, credo, magari stasera. Casomai tendi sempre a migliorare quello che hai prima, sì, di passare ad un altro piatto, chiaramente. E poi il bello di questa pizza è una pizza che si può fare pure a casa, se ci pensiamo. Certo. Uno può fare una pizza, in 2 minuti è pronta, quindi 4 pizze, 10 minuti, si cena tutti insieme a casa. È un'ottima veramente idea, non ci avevo pensato, ci provo. Passare all'assaggio. Dobbiamo passare all'assaggio. Dobbiamo passare all'assaggio anche perché dobbiamo salutare. Allora facciamo così, salutiamo gli amici di Bianco e Nero, grazie Ivan, grazie a tutto lo staff, a tutti i tuoi collaboratori che sono, si vede, grandi professionisti. Grazie Giuseppe Maglione. Grazie a voi. Facciamo un'altra puntata di Bianco e Nero, mi inviti ancora a pranzo, facciamo pranzo, cena, tutto, di tutto e di più. E ora proviamo, però Palmiro Napoli che mi accompagna in questa avventura prova con me. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero. Che sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Che sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti. C'è domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Mm-hmm.